trovo attualmente a Chisinau, capitale della Moldavia, in attesa di percorrere le 2 ore di strada che mi separano da Palanca, confine con l'Ucraina. Lì dovrei incontrare il mio amico Ivan Drobny, la cui storia avrò modo di raccontarvi, che si è messo in viaggio questa notte da Kamianets-Podinsky per raggiungermi al di là della frontiera. Intorno alle 16, alle 17, se tutto va bene, ci troveremo a Odessa, che purtroppo ieri è stata interessata da nuovi attacchi come altre località. Dalle informazioni che arrivano, nella sola giornata di ieri la Federazione Russa ha lanciato 57 missili e altri 69 attacchi con armi pesanti su tutto il territorio, colpendo tra l'altro un edificio civile a Dnipro, dove sono stati estratti al momento 20 corpi e si contano oltre 70 feriti, ma le operazioni di ricerca e di recupero sono ancora in corso, quindi il bilancio è destinato purtroppo ad aggravarsi. Nonostante si pensi comunemente che la guerra in Ucraina subisca un rallentamento in questo periodo, che è il periodo più freddo dell'anno, l'evidenza e soprattutto l'esperienza ci dicono qualcosa di diverso. Nel corso di questi ormai 9 anni di guerra, le grandi operazioni militari russe si sono sempre verificate in questo periodo. Beh, attraversare la frontiera, quantomeno quella tra Moldavia e Ucraina, è diventato decisamente più complicato rispetto all'inizio del conflitto e oggi l'intera operazione ha richiesto oltre un'ora. Ho incontrato Ivan poco oltre e ci troviamo ora a Odessa. È lo spettro della città che ho conosciuto a marzo-aprile, a ridosso dell'invasione. I viali sono oggi poco o nulla illuminati, molti locali sono chiusi, ci sono frequenti blackout, ma il morale delle persone che la abitano non sembra risentirne. Natalia è venuta a prenderci in un hotel poco distante dalla stazione centrale. Ex leader del Pravi Sector di Kherson, la milizia paramilitare, anche conosciuta come settore destro, che ha avuto un ruolo particolarmente significativo negli scontri di Maidan e nella guerra che ne è conseguita, ha vissuto nascosta per oltre 9 mesi durante l'occupazione russa della città ed è infine riuscita a fuggire con la sua famiglia, evitando l'arresto. Il fratello è invece stato catturato e torturato per oltre 2 mesi. Lei rappresenta la fonte maggiore dei nostri contatti, quelli che ci consentiranno di muoverci in una città, Kherson, che diventa giorno dopo giorno più pericolosa a causa del fuoco incessante dell'esercito russo, le cui posizioni si trovano oggi al di là del Dnipro.